Oggi traina con il vivo preda, speriamo, io la dichiaro, ricciola. Speriamo di prendere una bella ricciola, il periodo è ottimo. Tre canne in acqua. L'attrezzatura che sto usando è canna Colmice Aventador, 8 libbre, 12 libbre e ProLite Agitroll, mulinelli Daytona. Amia Yabusa, filo terminale Sigar, devo dire eccellente, super resistente alle abrasioni. Ora trainiamo, velocità circa un nodo, incrociamo le dita, tempo uggioso come si dice. Sono da solo in mare, c'è un'altra barca che gira anche lei, quindi uno spettacolo. E orario, devo dire, orario centrale, un ottimo orario anche per le ricciole, non solo si prendono all'alba o al tramonto ma anche nelle ore centrali, secondo me. Ora siamo in pesca, incrociamo le dita, secondo me partirà quella gara. Strike! Ci siamo quasi.
Che cattura, ragazzi! Una cattura bellissima. Adesso ve la faccio vedere. La canna che ho adoperato oggi è la canna Aventador, mulinello Daytona 50, canna Aventador 8 libbre. Che spettacolo! Guardate che pesce! Canna utilizzata Aventador 8 libbre, mulinello Daytona 50, trena con il vivo, ragazzi. Goduria! Spettacolo! È una ricciola!
Che pesce! Canna utilizzata ProLite Acitrol 16 libbre, mulinello Daytona 50. Canna utilizzata ProLite Acitrol 12 libbre, mulinello Daytona, una bellissima ricciola. Bene ragazzi, si è conclusa la giornata, direi in maniera strepitosa. Avete visto benissimo queste canne, che azioni comportano, cosa sono capaci a fare. Vi aspetto a pesca con me, www.pescaliguria.it. Mi raccomando, iscriviti al canale YouTube se non sei ancora iscritto. Seguimi su Instagram. A presto, ciao!